allora, c'è non lo so, però diciamo che in un certo modo, sarà qualcuno sarà presente, perché comunque dovrà fotografare il quadro esistente, cioè quello che è il turismo e la cultura a Modena. Ovviamente non possiamo svelare tutto, perché altrimenti ci riserviamo una parte per il giro. Allora sì. Giangrazio, per completare il discorso, ovviamente la domanda la rivolgo pure a te, cioè che, come mai non c'è nessuno del tipo Pellegrino, tipo come mai? Perché ci poniamo in alternativa, non siamo soddisfatti di come stanno questo aspetto, quello della cultura e del turismo, mentre secondo noi ci sono strumenti, possibilità per valorizzare. Ci sono tante potenzialità a questo paese e non si sfruttano, noi compresi, quasi dobbiamo noi rincorrere, ma vuoi venire a dire qualcosa, vuoi venire a parlare di questa presenza tua, deve essere uno spunto a questo fare, non è che noi con te abbiamo un rapporto di chissà che, ci siamo conosciuti da poco e abbiamo accettato il fatto che tu possa parlare alla gente di quello che si fa, noi vorremmo che questo sia anche da punto di partenza per gli altri, ovviamente noi viviamo di questo come radio, per cui non credo che tu abbia visto o sentito parlare di grossi problemi, perché alla fine dei conti qua è il sopravvivere nel paese, come tutte le aziende stanno facendo, e Sabino fa parte di una delle aziende che sa e forse ha il polso più di tutti di com'è l'economia, perché se uno non può permettersi un fitto o una casa vuol dire che qualcosa non va. E il turismo secondo me, e il paese diciamo è prevalentemente strutturato per un discorso turistico, è lì che deve battere, inutile a parlare ancora anche di pesca, di agricoltura, però anche lì bisogna valorizzare, ci sono molte volte, ma Mona non ha la caratteristica di Polignano, no? Non ha la morfologia di Polignano, non significa nulla, ci sono altre risorse che vanno sfruttate e le scopriremo con i nostri incontri, perché questo è un primo incontro. Noi abbiamo già detto che dalla prossima settimana dalle 9.30 10.20 saremo in radio, con Giangrazio parleremo di tutto, quindi oggi possiamo anche, che sennò la gente si agita, ma ci ha successo. E completiamo questi ultimi due minuti con l'intervento del buon Vittorio per la riunione che si è tenuta, ci spiega un pochettino con la vicina di un po' il microfono.